Partita la settimana che porta all'esordio del Campobasso in campionato. Domenica sera alle 20.45 andrà in scena la sfida di Arezzo, subito un impegno non di poco conto per la squadra di Braglia. I toscani tra l'altro hanno fatto fuori in Coppa Italia anche l'Ascoli di Carrera, confermandosi formazione tosta e pronta a veleggiare nei piani alti della classifica, almeno stando a obiettivi e segnali pre-torneo. I rossoblù si presenteranno all'appuntamento con ulteriore benzina nelle gambe dopo l'uscita dal trofeo tricolore ad opera del Giuliano nel primo turno di sabato 10 agosto. Nelle prossime ore qualcosa dovrebbe muoversi a livello di calciomercato, sia in entrata sia in uscita. Come già riportato, non fanno più parte del gruppo Parisi e Pacillo e bisognerà definire la posizione di Maldonado, finora poco preso in considerazione dal tecnico. Si parla da giorni del possibile arrivo dell'attaccante Di Stefano e si è vociferato dell'interessamento per il forte regista Buchel, ma al momento non c'è nulla di ufficiale. Intanto il presidente Matt Rizzetta torna a chiedere pubblicamente ai tifosi di abbonarsi. Ora facciamo sul serio, ha scritto, svegliamoci e abboniamoci, meno 1.400 al traguardo, indicando nelle 3.000 tessere l'obiettivo, come già fatto qualche settimana fa dal vicepresidente Nicola Cirincione. Noi abbiamo conosciuto Campobasso e la gente già un po' di tempo fa, però è stato veramente bello. Poi quello che sta succedendo per domenica era veramente...